Anche a me c'è uno dei tre autori, ma direi da quello che ho saputo com'è nata questa opera, diciamo dall'anima di questa attività, che è Paolo Cochi, che è un reporter documentarista che si occupa da diverso tempo delle vicende del mostro di Firenze. Il mostro di Firenze è il titolo del libro che lui ha pubblicato, è il titolo del libro del quale parliamo questa sera. Parlare del mostro di Firenze è oggettivamente veramente, veramente complicato. La storia, la vicenda, credo per sommi capi la conosciate tutti, è il più grande caso, secondo Cochi irrisolto, ma non solo secondo Cochi, ma secondo altri, il più grande cold case di tutti i tempi. Ci sono state per alcuni di questi delitti delle condanne, dei processi che sono finiti, che hanno riconosciuto colpevoli di alcuni delitti delle persone, eccetera. Ma proprio il libro di Cochi, e tra un attimo vi dirò perché, rimette un po' in discussione tutto. La vicenda del mostro di Firenze è sostanzialmente la vicenda di 8 duplici omicidi. Il primo è del 1968, l'ultimo è del settembre del 1985. Cochi, lui è un reporter che va a vedere le cose come stanno. E se non ci vede chiaro, chiede agli esperti pareri, li raccoglie, li documenta televisivamente, li scrive, eccetera. Che cosa ha fatto Cochi puntando su Lotti, diciamo il pentito che chiamava in causa, il pentito per modo di dire, insomma, la persona che ha parlato di più e ha coinvolto Mario Vanni e ha coinvolto Pietro Pacciani Lui, Cochi, ha scoperto che praticamente Lotti ha detto una bugia enorme sull'ultimo delitto, il delitto degli Scopeti, 1985. Perché lui racconta che andarono ad uccidere la coppia dei francesi, si tratta di due ragazzi francesi, una 34enne e un 25enne, se non ricordo male, racconta che praticamente quella morte, quel delitto, loro lo fecero l'8 settembre del 1985, una domenica. Difatti i cadaveri furono scoperti il lunedì. Però esperti di medicina legale, ai più alti livelli lui ha interpellato, studiando le fotografie dei cadaveri, dello stato di conservazione dei cadaveri e mettendoli anche in rapporto allo stato di conservazione di cadaveri di precedenti duplici omicidi come quello dei due tedeschi che furono, probabilmente uno dei due ragazzi tedeschi aveva i capelli lunghi, fu scambiato per una donna, i cadaveri furono ritrovati grosso modo in condizioni peggiori dal punto di vista della conservazione rispetto a come furono ritrovati i corpi dei due francesi. Stringendo, questi periti, questi esperti di medicina legale, ma soprattutto esperti di processi necroscopici, come li possiamo tanatologia, dicono che i due francesi sicuramente sono stati ammazzati prima, parecchie ore prima dell'8 settembre. Un giorno se non due. Quindi il delitto sarebbe avvenuto il 7 o il 6. Allora Cochi si domanda nel suo interessante libro, che ripercorre le vicende del mostro di Firenze molto meglio di come io l'ho fatto adesso proprio per titoli, perché la storia è veramente lunga e vi avrei tenuto qui tre ore a raccontarvela, ma
lui è partito da lì. E allora, la domanda è questa, cioè, ma se Lotti ha mentito sull'ultimo delitto, potrebbe aver mentito su tutto il resto. Infatti, se posso inserirmi... Prego, adesso la parola cambia il discorso e viene a te. Buonasera, innanzitutto. Escono fuori da documenti, atti di indagine processuali, perché poi noi abbiamo lavorato esclusivamente su quello e non abbiamo sposato alcuna ipotesi o avvalorato, diciamo, o essere partiti da preconcetti. E ne escono fuori tanti altri punti dove Lotti evidentemente e palesemente mente sul racconto. Questo del giorno è uno dei punti fondamentali, perché io non ho fatto altro che riprendere una vecchia perizia del Collegio Medico Fiorentino che parlava appunto della domenica dell'omicidio. E contestualmente ce n'era un'altra, sempre parlo del 1985, del settembre, del collegio dei periti della Procura di Modena, che indicava il sabato come sera dell'omicidio. C'era questa discrepanza, questa discordanza già all'epoca tra i medici legali. Successivamente uno dei maggiori esperti, che era il professor Introna di Bari, che fece una perizia sulle foto e sugli esami autoptici della donna che era all'interno della tenda, e da questo si evinceva chiaramente che la presenza di larve in stato avanzato, e quindi le larve hanno bisogno di un certo tempo per svilupparsi, e sicuramente non poteva essere il delitto della sera prima. Questo veniva documentato e veniva fatta una perizia da parte di Introna. Vi fu una richiesta di revisione del processo che non venne accolta, perché si diceva che, si legge in sentenza, che la donna, il processo di putrefattivo e di sviluppo delle larve era stato accelerato dal caldo all'interno della tenda. Allora, io sono riuscito a ritrovare negli atti del primo processo del 94 di Pacciani le foto dell'uomo che invece si trovava all'esterno della tenda e nella boscaglia. Era nella boscaglia, quindi in condizione tra virgolette fresca. Ho sottoposto questo materiale sia fotografico che le perizie descrittive a due entomologi forensi e cinque medici legali, tra cui uno che era presente in sala autoptica nell'85 al delitto dei scopeti. E tutti mi hanno dato un parere molto netto relativo all'omicidio, cioè l'omicidio non poteva, in base allo sviluppo larvale anche sull'uomo, perché sull'uomo ci sono delle foto che sono del martedì mattina e hanno delle larve al secondo ista, e la condizione tanatologica è molto simile a quella della donna, quindi mi hanno assolutamente dichiarato che non poteva essere avvenuto il delitto dopo il sabato sera. E da qui, insomma, ho cominciato ad approfondire un po' le dichiarazioni di Giancarlo Lotti, in dettaglio quelle fatte in incidente probatorio, quelle fatte poi che si sono poi modificate nel corso del processo, anche sugli altri omicidi. Ci siamo resi conto, ad esempio, dell'omicidio di Baccagliano del 1982, non so quanti di voi lo ricordano, dove c'è il ragazzo che ingrana la retromarcia e cerca di scappare, e lì abbiamo un dato molto eclatante. Perché? Perché Lotti come ce la racconta quell'omicidio? Ci racconta che lui
Facciani e Vanni con due macchine diverse andarono lì, su questa strada dove c'era questa coppia, una strada tra l'altro di grande traffico, quindi non era una strada isolata, e si fermano a bordo strada. Se non che noi abbiamo ritrovato negli atti processuali delle testimonianze che non furono sentite al processo per questo discorso qui, vengono sentite per altre cose, che passano in concomitanza pochi secondi a manciate di secondi dal delitto. E cosa ci dicono questi cinque testimoni? Due su un'auto e altri tre su un'altra auto. E una macchina passa e vede l'auto dei ragazzi a bordo strada, quindi il delitto non era avvenuto, c'era la lucina accesa. Fa 600 metri e incrocia l'auto di questi altri tre ragazzi. Tra l'altro questi erano tutti ragazzi che si conoscevano, erano del paese di Cervaglia. Quindi percorre 600 metri e incrocia quest'altra auto. Quest'altra auto arriva, prosegue il percorso, arriva sul luogo del delitto e vede già il delitto avvenuto. Quindi nell'arco di pochi, neanche un minuto per fare 600 metri, un chilometro, dichiarano anche la velocità di percorrenza, e questo lo fanno nell'immediatezza dei fatti, cioè poche ore dopo l'omicidio, vedono già il delitto avvenuto. E non vedono nessuna auto, come Lotti descrive, a bordo strada. Ci sono anche le fotografie, le auto a bordo strada si vedono perché era una strada abbastanza stretta. E non vedono, oltre a non vedere nessuna presenza di Pacciani o di Vanni. Questo è un altro elemento di carattere oggettivo, proprio. Abbiamo cinque testimonianze nell'immediatezza dei fatti che dicono che Lotti ha mentito. Questo è un altro caso. C'è da dire, scusami se ti interrompo, c'è da dire che la testimonianza di Lotti è quella che poi ha portato ad altre testimonianze del loro giro, di prostitute tra l'altro, che frequentavano, e in base a queste testimonianze, più che ad altre prove, che si è giunti alla condanna di Pacciani e degli altri. Cioè, sì. Quindi la testimonianza di Lotti, se Cochi ha visto bene e la mette in discussione, abbiamo in discussione delle sentenze che sono definitive, e voglio dire, si è ritenuto che con la condanna definitiva di Mario Vanni e di Giancarlo Lotti almeno 4 dei 8 omicidi erano stati risolti. Se mettiamo invece in discussione gli elementi di prova che hanno portato a quelle condanne definitive, noi abbiamo nessuna certezza su chi è il mostro di Firenze, tant'è vero che il libro di Cochi si chiude con alcune ipotesi su chi è o è stato il mostro di Firenze, e anche questo è veramente interessante, perché poi alla fine, chiudendo il cerchio, se le ipotesi che abbiamo fatto questa sera sono ipotesi giuste, e torniamo all'ipotesi iniziale, correggimi se sbaglio, del serial killer solitario con, diciamo, un movente di carattere sessuale. Sì, però al di là di quello che poi non possiamo dire se era una o più persone o chi, eccetera. Questo sono poi supposizioni di carattere scientifico, che ognuno ha la propria opinione, diciamo. E torniamo nel Mugello, cioè torniamo nella zona mugellana, in quel famoso soggetto visto da prima dell'omicidio Ronchini-Stefanacci, che viene visto guardare i ragazzi mentre consumavano una colazione. E qui sarà un'80, sì, un po' stempiato, eccetera, ma questo, sì, questo lo sapevamo perché uscì fuori già molti anni prima. La cosa interessante è che sono usciti fuori altri verbali del 1984, dell'agosto, dove altre persone del bar, sia del bar della Rontini, che addirittura una persona
che era presente lì a Fiume, alla boschetta dove avvenne l'omicidio, vede un soggetto di queste stesse caratteristiche e ne fa delle descrizioni. Quindi questo poi è un discorso di ipotesi molto, molto che viene toccato, però il discorso fondamentale sono gli atti che abbiamo visto di Lotti, cioè le dichiarazioni di Lotti. Dichiarazioni di Lotti sicuramente. Perché voi avete puntato diciamo sull'elemento portante di tutto il processo. Sì, sì. Lasciano se pensare. Tu demolisci quello, hai demolito tutto. Ma tanto fatto di demolire, sì, però sicuramente lasciano pensare a uno scenario diverso. Certo. Da quello raccontato da Lotti. Certo, poi certo. Pacciani non aveva alibi nel sabato, nel venerdì, quindi non è un qualcosa che vuole andare contro a quello che è stato fatto. È un qualcosa di interessante che gli inquirenti sia di allora che di oggi conoscono bene, questo problema del giorno del settembre 85. Così ne abbiamo la certezza a livello scientifico, perché già all'epoca, come dicevo prima, c'è l'equipe della procura, De Fazio ci diceva il sabato, Introna successivamente ce l'ha confermato, adesso altri quattro medici legali titolari di cattedre più due entomologi forensi, poi c'è Bolino all'Università di Roma, poi c'è il medico legale che ha eseguito tutte le autopsie dal 74 all'84, quindi ben sei autopsie dei delitti del mostro di Firenze, il professor Marello dell'Università di Firenze, che anche lui diceva che all'epoca c'era un dubbio, forte dubbio, sul giorno della morte. Difatti i PM dell'epoca, che erano Canessa e Fleury, nella richiesta che fanno al collegio medico, al medico legale, scrivono il giorno 7, l'ora della morte della coppia francese, relativa al giorno sabato 7. Quindi c'era già questo problema, non lo abbiamo. Però poi perché arriva l'otto? Questo è interessante anche. Se arriva l'otto perché Mauri ci sono le testimonianze, anche perché ci sono le testimonianze. Ecco, che poi parliamo di queste testimonianze. Cioè, parliamo di queste testimonianze, perché noi abbiamo. Perché l'otto faceva comodo per incastrare Pacciani. Ma non credo, perché all'epoca Pacciani non era la festa dell'unità. Ma nell'85 Pacciani non esisteva, tra virgolette, quindi non credo che sia un qualcosa di questo tipo. Insomma, Maurri sbagliò, questo è evidente perché lo dicono tantissimi medici legali. Ora c'è il discorso delle testimonianze. Io sono andato a vedere queste testimonianze, ma non quando le hanno fatte 11-12 anni dopo al processo, sono andato a vedere nei verbali, nell'immediatezza dei fatti, ai carabinieri, quindi i giorni successivi al delitto dei Scopeti. Che cosa ci dicono? Quei ristoratori che dicono al processo che gli hanno servito la colazione la domenica mattina. Non è vero. Andiamo a vedere il verbale dei carabinieri e si parla di una ragazza con i capelli corti. Quindi il ragazzo non c'è. La ragazza non era Nadine Moriot perché non aveva i capelli corti. Noi l'abbiamo vista sulla foto della Nazione con i capelli corti, ma era una foto di 10 anni prima. Questo è un passaggio importante. Mentre quando la poveretta morì, fu uccisa, aveva i capelli alle spalle, quindi non era Nadine Moriot. Questo per dire che in genere chi fa casino sono i giornalisti. Ma non è vero. Quindi era solo una ragazza dai capelli corti. E non gli viene servita la colazione a tutte e due, non è vero, ci sono i ristoratori. Viene vista un'auto Golf bianca con la targa straniera la domenica, vero, testimoniato molti anni dopo. Altra testimonianza che mi viene in mente, i spari sentiti il sabato sera. Vado a leggere il verbale di questa signora, che è una signora straniera, parla di un botto sentito la domenica sera, tipo una bottiglia di spumante stappata, e che la madre gli aveva detto che che probabilmente era un colpo di fucile. Ecco, non abbiamo delle testimonianze certe, corpose,
Poi vabbè, c'è quella del Nesi che vede Pacciani, questa la conosciamo, è il processo Pacciani, però teniamo presente sempre che una testimonianza di 11 anni dopo. Quindi dopo il venerdì sera che c'è Angelo Cantini, che era il ristoratore della festa di Cerbaglia, che gli serve queste pappardelle al sugo di lepre, ai due ragazzi francesi nessuna certezza nel sabato, nella giornata di sabato e nella giornata di domenica, non c'è nessuna certezza che erano in vita. Quindi testimonianze in questo senso io non ne ho trovate. Insomma. Bene, io darei... Poi c'è la Sabrina Carmignani che era la ragazza, e questo pure è importante, lasciamelo dire, che la domenica, il giorno 8, la domenica, andò a Scopeti perché era il suo compleanno, se lo ricordava, e vide la tenda dei francesi sciupata, con molto sporco davanti la tenda. Questo avvenne la domenica, quindi probabilmente il delitto era già avvenuto, anche perché la ragazza stessa dichiara che nei giorni precedenti, quando era passata, la tenda era, non era sciupata come dichiara lei, come la chiama lei, un termine toscano, che era dritta. Quindi la domenica è, c'è questa puzza di morto che devono andare via, la tenda è sciupata, c'è lo sporco davanti, non ha visto i cadaveri, però insomma quasi, ecco. Una cosa che sono venuto su diversi mesi che cerco questo libro e per fortuna l'ho trovato qui. E questa storia, adesso io cerco di estrapolare qualche impressione che ho tratto da questa, intanto questa parte della data del delitto, che per noi, per quanto riguarda il Troncone Perugino, è abbastanza indifferente. Io ricordo di aver parlato, sono molto amico con il dottor Giuttari, che sa che c'è questa, ha seguito queste trasmissioni, lui mi ha appunto, io non prendo, cioè tendenzialmente rispetto le sentenze definitive, io sono magistrato, quindi tendenzialmente, però mi rendo conto che può succedere che la verità giudiziaria non corrisponda alla verità reale, quindi io per questo, però fino a prova contraria, io ovviamente rispetto, conosco anche gli inquirenti, ho lavorato insieme con il dottor Canessa e con il dottor Giuttari, e quindi mi sono trovato, io devo dire questo, che in questa vicenda io tutta la parte fiorentina che precedeva il mio intervento ho dovuto prenderla così com'era, insomma. Per esempio, anche il discorso della vicenda Narducci, che viene inserita nel discorso livello del gruppo,